In gara 2 della finale scudetto, la Sidea Group Junior Fasano si impone in casa con un netto 32-26 contro la Raymond Sassari e pareggia la serie, con il tricolore che si assegnerà sabato alle 20:30 sempre nella palestra Zizi. Capitan Messina e compagni partono subito decisi, facendo segnare nei primissimi secondi di gioco un parziale di 3-0, scatenando il caloroso pubblico fasanese che ha fatto tremare la palestra con i suoi cori per tutti i 60 minuti di gioco. La Raymond Sassari accorcia le distanze sino al 5-4 per poi subire un pesante parziale di 5-0 da parte dei fasanesi, che trascinati dalle reti di Albin Yaslam e dalle parate di Alessandro Levan, conserva il vantaggio sino all'intervallo, chiuso sul 16-10. Nella ripresa i ragazzi di Vito Fovio continuano la marcia trionfale, mantenendo i distacchi nell'ordine delle 6-7 reti di vantaggio. A 6 minuti dal termine il Sassari riesce a ridurre il gap fino al meno 3, ma nel finale è ancora la Sidea Group ad essere protagonista, con un break di 4-0 che riporta i padroni di casa a più 7 sino al 32-26 della sirena finale. Tripudio nella palestra Zizi per il successo bianco-azzurro, con i sostenitori fasanesi già pronti a spingere, fra 2 giorni, Flavio Messina e compagni verso il quarto scudetto, nella consapevolezza che non sarà comunque semplice superare il team allenato dall'esperto Zupo. La prima è andata. Sì, è stata, abbiamo interpretato bene la partita, siamo entrati con la giusta concentrazione, ma ho già detto ai ragazzi che sabato è una partita molto dura per via della stanchezza e per comunque il valore del Sassari. È stata una Fasano completamente diversa rispetto a gara 1, siete entrati con una cattiveria mai vista. Sì, questa è casa nostra e l'abbiamo dimostrato dal primo minuto. Dopo 1 minuto e 36 penso eravamo 3-0 per noi. Dovevamo a questo pubblico, dovevamo a noi stessi per tutti i sacrifici che abbiamo fatto quest'anno. E adesso testa alla prossima partita. Sì, sabato sicuramente sarà diverso, sarà, loro ora hanno capito com'è il clima, com'è l'ambiente, sicuramente sarà una partita punto a punto, non è facile poi riconfermarsi, però ce la metteremo tutta come oggi e forse qualcosina in più per portare a casa il titolo.